a posto. Dove diavolo siamo finiti? In una pizzeria abbandonata. E come fa a essere un bel posto? Ma come fa a essere un bel posto? Scusami, ma non hai sentito che ho detto la parola pizzeria? Ho sentito che hai detto la parola abbandonata. Concentrati su pizzeria. Perché siamo qui? Perché ti ho detto che c'è un concerto dei BTS. E ti ho creduto? Beh, ho realizzato anche un credibilissimo Photoshop, guarda. Sono più che sicura che non sia stato quello a convincermi. Cos'è che mi avevi detto? Ma certo, mi avevi detto che avevi visto Ice baciarsi con un'altra ragazza. Allora, dov'è quello stronzo? Aspetta, era una bugia. Beh, che ne sai, magari sono effettivamente qui dentro. Billy, ho appena realizzato che c'è una persona più stupida di te. Chi? Billy 2.0? No, sono io! Come faccio sempre a finire in queste situazioni con te? Dai, guarda il lato positivo! Ci danno la pizza gratis! Ma è un posto abbandonato, se c'è della pizza sarà sicuramente scaduta! Mamma mia, quanto sei schizzinosa! Dai, ci facciamo gli anticorpi! Ma cos'è questo suono? E questo telefono! Salve, benvenuti! No, non siamo interessati! Mamma mia, questi qui del call service rompono sempre gli zebedei! Salve! Abbiamo detto che non siamo interessati! Billy, ma hanno detto benvenuti da Freddy's. Magari ci volevano dire qualcosa di utile. Nah, dubito. Sta squillando. Pronto? Benvenuti da Freddy's. Siete i nuovi dipendenti, giusto? Siamo i nuovi dipendenti, Billy. A quanto pare. Ma quanto ci pagano? Ci pagano in pizza! Billy, sei una testa... Il vostro compito nella pizzeria è sopravvivere. Cosa? Sono abituato alla scuola, non è chissà che cosa. Mi scusi, ma a che cosa dovremmo sopravvivere? Agli animatronics. Mi scusi, ma se questo è un posto abbandonato, ma perché cavolo non li avete bruciati, distrutti o rottanati? Oppure mandarli al campo estivo? È la stessa cosa. Voi dovete sopravvivere la notte. Ho capito, ma perché non distruggete tutto e basta? Voi dovete sopravvivere la notte. Ma mi rispondi? Ma cosa sei, una voce registrata? Senti, guarda che da rottamare una pizzeria costa. Dovresti studiare un po' di economia. Oh, ma guarda che ne so ste cose, Ho fatto l'università dello Sfondelfandel. Chi ha detto? Adesso basta, mi avete rotto. Ci vediamo. Perché hai accettato questo lavoro? Te l'ho detto, la pizza! Billy, io ti ammazzo. Ma guarda quante belle cose! C'è la piscina delle palline, i gonfiabili e... Oh mio Dio, Winnie the Pooh! Oh mio Dio, Winnie the Pooh, Titti e Bugs Bunny! Ma cos'è quel coso? Non lo so, sembra l'orso Yogi dopo una birra. Ma guarda quante telecamere! Possiamo tenere d'occhio tutta la pizzeria. Oh, Ele? Penso che Winnie the Pooh si sia spostato. Ma com'è possibile? Era proprio lì. Oh! Hai ragione, è scomparso. Non mi piace questo posto. E ci voleva un animatronics per fartelo capire. Ciao. Presto, cambia la visuale della telecamera. Ok. Fiu, scampato pericolo. Guarda che sono sempre qua. Accendi la luce. Tutto ma non la luce. Ok, se n'è andato. Magari voleva parlare. Tu, Ele, sei troppo cattiva con i mostri. Scusa? Questo non è vero. In effetti parli con Secchia tutti i giorni. Ma... è un mostro della matematica! Io penso di essere troppo buona con i mostri. Ti tollero ogni giorno! Ehi! Cos'era questo rumore? Guardiamo dalle telecamere. Quel coniglio è venuto avanti! Ma che ne so, prova a cambiare stanza! Oh! Si è spostato! Non mi piace questa cosa. Aspetta, hop, hop! 1, 2, 3, stella! 1, 2, 3, stella! 1, 2, 3, stella! Ma sei bravo! 1, 2, 3, stella! Billy, smettila! Oh, ma dove è finito? È qua! Ci sta facendo cenno di venire? Beh, sembra essere una bella festa! Ma stai scherzando? Ricorda quelle feste cringe di compleanno dove... Billy? Dove sei finito? Ciao! Billy, ma che ci fai lì? Sto giocando con il mio nuovo amico al gioco del silenzio, guarda! Oh, che rottura! Oh, ho perso! Vabbè, cambiamo gioco! Giochiamo a chi ride per primo perde!
Certo che sei forte. Vabbè, perlomeno quel mostro deve prima mangiarsi Billy, prima di arrivare a me. Oh! Ciao? Dov'è il bambino? Quale bambino? Il bambino! Senti, coso, a me non fastidi i giochi horror dove parlano tutti vago. Che cosa vuoi? Un'anima. Chiedilo a Babbo Natale, ciao! Ehi, non chiudermi la porta in faccia! Ti faccio diventare un polpettone se non mi apri! Oh, non mi parlare di cibo, non avete pizze qui? E che ne so io? Sono un orso! Sì, ma sei qui da 40 anni, non sai dov'è il frigo? È mia mamma che mette a posto le cose. Se mi porti qualcosa da mangiare, ti dirò dov'è il bambino. Va bene. Mi devi portare qualcosa che non sia scaduto. Ma è possibile! Non so cosa dirti. Pronto? Vorrei ordinare del cibo takeaway. Mi porti un po' di sushi, qualche temaki evite e del pollo in salsa teriyaki. Sì, le lascio un nome. Freddy Orsacchiotto Cuccioloso. Billy sta continuando la sua gara con il coniglio. Sai qual è il colmo per una rana? Sputare il rospo! Ha, ha, ha. Hai riso! Hai riso! No, è che non mi hanno messo l'olio motore. Sto cigolando. Non è vero, hai riso! Beh, hai riso prima tu. Accidenti, è vero. Billy, smettila di perdere tempo e vieni qua. Ma dove? Ah! Billy, che fai? Vieni qua! Billy, smettila di spostarti! Billy, smettila di spostarti! Starmi qua! Ah! Ma è facilissimo arrivare qui! Il coniglio mi ha detto tutte quante le strade per... Non mi interessa, non posso tenere d'occhio sia te che i mostri! Don! Che è ora? Ti ho portato da mangiare! Oh, ma non ci credo, sei un tesoro! Dov'è il bambino? In fondo a destra. Grazie! Ma di che bambino parla? Non ne ho la minima idea. Ma sai dove l'hai mandato? No. Ehi, non è lì! Scusa, mi sono sbagliata. A sinistra. Ok. Ma davvero? No, è solo per levarcelo dagli zebedei. Comunque, cosa stavi dicendo? Ho detto che è facilissimo arrivare qui. Il coniglio mi ha detto tutti quanti i passaggi segreti. Tutti i passaggi segreti? Sì, è facilissimo arrivare qui. Ma questo vuol dire che... Oh oh, per tutti gli zebedei imparati. Si sta avvicinando. Là! Ciao Olivieri, io sono Eleonora e questo è il primo episodio di Five Nights at Freddy's nella vita reale. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, Olivoggi, Olisempre. Ciao!